Menigoni Ferdinando! Eccolo, Menigoni Ferdinando, hanno chiamato Menigoni Ferdinando, sono io. Oltraggio al pudore, mi hanno chiamato Menigoni Ferdinando, ecco il bastone. Permesso, buongiorno, oltraggio al pudore. Buongiorno, signor Pretore. Buongiorno, signor Pretore, sono io. Buongiorno, mi permette, signor Pretore. Una sigaretta, vostro onore. Sono nazionale, vero, perché insomma... Ma che nazionale, che nazionale, riponete quelle sigarette, qui non si fuma, cancelliere. Questo non è un fumoio, è una pretura. Stanno a fumare tutti. Perché stanno... nessuno fuma. Stanno del calamaio. Ma guardatelo. Guarda qua, guardate. A te. Nome? Menigoni Ferdinando, detto l'americano. Siete americano? Americano Wiener, San Antonio Wiener, Spain. Voglio sapere, siete americano o italiano? Detto l'americano, appunto, io perché me ne esco con questa suonicano, sarà non ve ne dovete uscire con niente. Siete italiano? Sono italiano. Parlate italiano? Oh, sì. Qui siete in una pretura italiana. Appunto, non so. E allora? Esco con questa. Allora, dove, dunque? Menigoni Ferdinando, innocente. Di innocente. No, innocente sono innocente. Io. Fu Mario, anche lui censurato, può controllare qui da tutti i decisi. A noi non interessano i trascorsi vostri e quelli di vostro padre. Come vi interessa? Non ci interessa. Anche in America, che è un paese libero, un amico mio mi ha detto, cioè, deve risultare tutto quanto. Qui siamo in Italia e non dovete insegnarci voi la procedura. A presto. Mamma. Mia madre, Anigretti Margherita. Anigretti Margherita. Però io ho sempre vissuto con una zia mia che mi ha voluto bene come una mamma. Zia Costanza. Oh. La ricordo come fosse ieri. Perché mai lasciata, zia Costanza? Mai lasciata sola in questo dormire? Zia Costanza. Vi deve risultare, io ho sempre vissuto zia Costanza e papo la ferma. Non interessano i fatti della vostra famiglia. O se ve lo volete capire, sì o no, Morricone. E non assumete quell'area di sufficienza, altrimenti vi faccio arrestare, Morricone. Ma chi fa questo? A voi, a chi? Ma chi fa questo? In che senso, scusa? In che senso? Avanti, vediamo i fatti. Vediamo i fatti. Dunque, voi siete imputato di oltraggio... Oltraggio al pudore. Bella cosa. Atteggiamento sconveniente tale vero da offendere la pubblica morale. Ma non è proprio il caso di vandarsene, sapete, Morricone. E chi sei là? Quello che ci va. Io sto esponendo i fatti, non è il giusto nel principio. Cancelliere, voi ci dovete far dire una parola. No, ce ne devi una parola. Avvocato Terenzi, lo difende lei a questo bel tiro. Lo difende chi è avvocato? Io ho bisogno di nessun avvocato. E dopo, che è d'ufficio? Solo che, dato che è censurato, c'è il fatto l'oltraggio, posso dirgli una parola? Mi accomodate, capito. Mi permette, vostro onore? Mi permette. Io, mi dice sì. Stai in pretura. Stai, come sei? Un giorno, tappo. Che soldi. Oh, qui bisogna passare un sacco di soldi, a me mi hanno fregato i panni, avvocato. Bisogna passare un sacco di soldi, Soldi per me, ce n'hai? Per te? Per te. Ma scherzando. Ma io c'ho manco la via, ma che sta? Ma buono, sì. Che ti ho chiesto qualche cosa io? Stato, ti ho chiesto soldi. Ti ho chiesto soldi forse, capito? Su. Possiamo proseguire. Allora, due. Ti ho chiesto qualche cosa. Beh, si prosegue? Si prosegue. Allora, Morricone. Morricone! Eppure sorto. Posso no, quello mi ha chiesto i soldi a me. Capito? Hai capito? Terenzio. Hai capito, Terenzio? Il solito. Mi ha chiesto i soldi, mi ha chiesto. Avete capito male? No, non ho capito bene. Avete capito male? Andiamo avanti con l'esposizione dei fatti. Andiamo. Esponete i vostri fatti. Ma che è il segreto? Non è che la posso, questi segreto qui. In America, paese civile, anche un amico mio c'è stato però. Dice che nel Kansas City, ma dico nel Kansas City, tutti nudi se lo fanno al bagno. E il povero, il ricco, l'emigrante, il ciambellano di corte, tutti nudi. Ma perché il segreto? Posso non questa al segreto? Venite qua. E questa scegliete, no, questa nudo non so, può mica fare il bagno. Venite qua, ho detto! Questa ci sono. Tu vada, facciamo la storia. Qui, basta adesso, eh. Avvocato, io non ce la dire. Basta, giovanotto, basta. La pazienza ha un limite. Dunque, sicché voi non dite niente sconveniente, farvi sorprendere a fare un bagno nudo nella marrana. E che è il mare? E che è la piscina? E quella la marrana, eh? Vabbè, che significa? È un luogo pubblico. Passa della gente. Ma che c'è? Ma passa nessuno, lì non passa nessuno. Appunto per questo però noi ci riuniamo tutti tranquilli e facciamo allenamento. Facciamo il cron. Che cosa? Il cron. What time are some wanna get us, eh? Come nei film americani, vero? No, io lo mando in galera. Io lo mando in galera. Ecco, c'è da montistro, c'è da montistro. Silenzio!
In nome del popolo italiano, visto l'articolo 527 del codice penale, condanniamo. Che? Condanniamo Berlusconi Ferdinando Fummario Silenzio a mesi 3 di reclusione con tutti i benefici di legge. Adesso vado a fare un altro bagno nella Marinara, così va questo e quell'altro. E mo? Appresso. E mo? E mo chi? E m'ha sporcata la pedina. M'ha sporcata la pedina. L'ho sporcata io, l'hai sporcata tu. Oh, e poi basta con questo tu. Tu m'hai fatto una testa così, hai capito? Te l'hai scocciato. Io sono stato male questo. Io sono la malattia. Così, sono la malattia, ma sporcata la pedina. Ma sporcata la pedina. Sì, non te la perché mai lasciato? I soldi volete tu. I soldi volete. Sì, non te la stiamo lasciando. Io ho fatto niente, capito? Io trattavo la vita. Io trattavo, fuori, fuori, portatelo fuori, via, via.